ragazzi e bentornati sul nostro canale Il Mondo di Aaron e Gianina. Oggi andiamo a vedere insieme come si preparano le brioche svizzere. Sono dei fagottini di pan brioche ripieni di crema pasticcera e gocce di cioccolato, veramente golosi. Un tempo le chiamavano anche cravatte perché ricordavano la forma proprio di questo oggetto. Si dicono svizzere, però non c'entra niente con questo stato, infatti vennero create in Francia e le si possono gustare in tutte le pasticcerie del mondo. Oggi andiamo a vedere insieme come le si preparano. Per questa deliziosa ricetta ci serviranno 600 g di pan brioche. Per chi non avesse visto la nostra ricetta può guardare il link che apparirà ora in alto a destra. Vi raccomandiamo di eseguire il video fino al minuto 3:20, poi continuate con questa ricetta. 250 ml di latte intero fresco biologico, 25 g di amido di mais, 60 g di zucchero semolato, 3 tuorli, la buccia di un limone biologico e mezza bacca di vaniglia bourbon. Per prima cosa mettiamo a scaldare in un pentolino il latte, le bucce di limone, le bacche di vaniglia bourbon e i semi. Poi lasciamo tutto a scaldare. Nel frattempo prendiamo una ciotolina e ci versiamo dentro i tuorli, lo zucchero e l'amido di mais. Poi li mescoliamo energicamente aiutandoci con un frustino. Quando il latte sarà caldo potremo togliere la buccia di limone perché avrà fatto il suo lavoro. Poi prendiamo il nostro latte e ne aggiungiamo una piccola parte al nostro composto con le uova. Mescoliamo per bene e lo continuiamo ad aggiungere finché non lo finiamo. Ora trasferiamo il nostro composto nel pentolino con la bacca di vaniglia bourbon. Mescoliamo il tutto per bene finché non inizia ad addensarsi e quando inizierà ad addensarsi lo cuociamo per 4-5 minuti. Passati 5 minuti di cottura possiamo trasferire la nostra crema in un piatto basso e largo. Fatto ciò la stenderemo per bene il più uniformemente possibile, la copriamo con la pellicola alimentare trasparente a contatto e la lasciamo raffreddare completamente. Mentre la nostra crema raffredda, prendiamo il nostro impasto, che è stato in frigo per ben 14 ore, poi lo mettiamo su un foglio di carta da forno spolverizzato con della farina, ci mettiamo della farina anche sopra, poi lo stendiamo finché non raggiungerà le misure di 40 cm di lunghezza per 30 cm di larghezza. Giunte alle misure desiderate, prendiamo il nostro impasto e così com'è, lo mettiamo nel freezer a riposare per 10 minuti. Dopo 10 minuti abbiamo tirato fuori dal freezer il nostro impasto steso. Ora lo andiamo a ricoprire solamente nella metà con la nostra crema pasticcera che abbiamo precedentemente ravvivato in modo da renderla più cremosa. La stendiamo sempre aiutandoci con una spatolina. Quando avremo steso perfettamente bene la nostra crema, avremo bisogno di 130 g di gocce di cioccolato fondente da spargere sulla superficie della crema. Ora schiacciamo leggermente, aiutandoci con le mani, la crema in modo che penetri, poi copriamo con la parte superiore e quella inferiore con la crema. A questo punto la possiamo schiacciare leggermente con le nostre mani e poi la mettiamo a riposare nel freezer per 10 minuti in modo che si assesti per bene. Dopo 10 minuti di riposo in freezer abbiamo tagliato i bordi sia laterali che della lunghezza del nostro impasto e ora andiamo a creare dei rettangoli di 5 cm di larghezza. E dopo aver tagliato tutte le nostre brioche le abbiamo messe su una teglia con carta da forno, ora le copriamo con la pellicola alimentare trasparente e le lasciamo a lievitare nel frigo fino al raddoppio. Mentre le brioche stanno lievitando vediamo insieme gli ingredienti per lo sciroppo, ossia 40 g di zucchero semolato, 40 ml di acqua e 10 ml di aroma fior d'arancio. Per prima cosa prendiamo un pentolino, ci mettiamo dentro lo zucchero e l'acqua, poi li mescoliamo leggermente, li mettiamo sul fuoco e li lasciamo bollire per 2-3 minuti. Sfiorata l'ebollizione aggiungiamo l'acqua a fior d'arancio e lasciamo il tutto raffreddare.
Passata un'ora e mezza prendiamo un uovo e lo sbattiamo aiutandoci con una forchetta. Poi le spennelliamo e le cuociamo a forno normale 180 gradi per 12-14 minuti, ossia fino alla doratura. Appena sfornate, cospargiamo le nostre brioche con lo sciroppo fatto in precedenza. Poi le lasciamo raffreddare completamente. Ma guardate come sono venute bene le nostre brioche svizzere, ragazzi! Bene ragazzi, ora siamo arrivati al mio momento preferito, sia l'assaggio, e adesso ci gustiamo queste meraviglie di brioche svizzere! Sono veramente buone! Si sente il pan brioche che si scioglie in bocca letteralmente, poi viene completato dalla crema pasticcera e dalle gocce di cioccolato che le danno un gusto in più. Veramente è golosissimo, una merenda assolutamente da provare! Ok ragazzi, il nostro video finisce qui e non mi rimane altro che dirvi. Se il video vi è piaciuto iscrivetevi al nostro canale, mettete tanti like e tanti commenti come speriamo anche che sia, e noi auguriamo a tutti una splendida giornata. Ciao ragazzi e mi raccomando, attivate la campanella!